cesto di frutta in mano ad un garzone. Con questo quadro mi presentai al Campo Marzio dal grande pittore dei miei Zebedei, il Cavalier d'Arpino. Allora ero a Roma da poco ed ero uno che gli si poteva chiedere di spazzare una scalinata e l'avrebbe fatto. Da poco uscivo dall'ospedale di San Giacomo che mi avrebbe accolto più volte. Povero e convalescente, mi avvicinavo al cavaliere che aveva una sua bottega misteriosamente apprezzata. Gli mostro questo quadro, che a lui piaceva il classico, e se figura avesse voluto la trovava, e se decoro anche. Gradì il decoro, purtroppo, e così fui immerso negli ortaggi, per l'altrui gloria e per il tedio mio. La fiscella da sola la dipinsi su una tela rubata a Prosperino, mio collega, volando con la mano, quasi per rabbia, quando il nome Caravaggio a Roma non significava ancora niente, per poter mostrare fuori dalla bottega la perizia mia, da sottomettere al giudizio di una Roma sciatta in pittura e somara nei meriti. Dopo un periodo che vedevo più tavolozze che pasti caldi, il Cardinal del Monte fu benefattore e vivere da lui era vivere nell'ozio, nel lusso e nella bellezza, con delle orchestrine che allietavano il dì a palazzo. La musica è sempre stata la passione mia. Dove c'è la musica, la vita diventa sorriso, anche nella mala sorte. Sentire questi strumenti suonare diviene un balsamo per le ferite dell'esistere. Io, per lunga parte del mio peregrinare, portai con me una chitarra ed un violino che non li sapevo suonare. Ma quelle forme erano talmente leggiadre che non me ne seppi disfare. E spesso nei quadri mettevo una riproduzione di questi strumenti che mi trovavo a poter ritrarre in tutta comodità, avendoli in casa. Non li sapevo suonare, ma li sapevo dipingere. E vederli dipinti mi pareva di averli suonati. Forse più, perché, pensai una volta, lo spettatore dei miei musici non sente una bella musica e quindi ne puoi immaginare una bellissima. Mi ritrassi più volte nei quadri miei, poiché Caravaggio era l'unico modello sempre pronto, a portata di mano. Mi ritraevo in guise diverse. Una volta fui il Bacchino malato, quando dopo il secondo soggiorno all'ospitale giacevo io in fin di vita. Mi rendo conto solo ora che quando mi dipinsi nei quadri, spesso era per inquietudine o paura, e non solo per necessità. Ad esempio, nella cattura di Cristo nell'orto ero spettatore, sì, ma illuminavo me stesso tradito e arrestato. Quelle armature e quei gendarmi, quante volte sono venuti a trovarmi nei miei quadri, ma quante fuori. La costruzione della scena in un quadro è come sistemare attori su un palcoscenico. Solo che qui gli attori non parlano se non con la loro posizione e le loro espressioni. E la cornice è la quinta che apre alla fantasia di quello che è, dove finisce la tela. Nessuno saprà mai a chi quel San Giovanni stia urlando che stanno catturando Cristo.
ma tutti capiranno che oltre la fine del quadro c'è un mondo vivo a cui quel quadro parla di un ignobile tradimento. L'incoronazione di spine, perfino in un grande pittore, solo una o due volte nella vita si unisce la forza all'eleganza, senza che niuna delle due si noti isolata dall'altra. E questo fa il quadro perfetto. In detto quadro, di cui parlerei per ore, la dominante vermiglione compare come un'urgenza, omogenea, che permea e scalda infino l'oscurità e dà emozione ad un'azione in cui, se tutto è fermo, intanto tutto si muove. Rotea come giostra l'azione intorno al Cristo e la profondità della luce sfonda detto quadro. Rimanda ad un Dio che invia raggi sulla putrida ferocia, che tutti vedano quanto troppo spesso si consuma nell'oscurità. Lo sguardo così, il busto più indietro, e via, giù a sacramentare. Tira indietro i bracci e osserva quel che fai, concentrata e basta, come scannassi un maiale, non un uomo. Era Michelangelo un folle, preda improvvisi malori, poiché era malaticcio. Nella lotta ognuno avrebbe avuto ragione di lui. E spesso aggrediva saltando alle spalle, come un rospo. E però, quando malattie e accessi di rabbia lo abbandonavano, riusciva a volergli bene. Da ultimo ci si intendeva bene con lui. Forse l'avrei amato. Prima della pallacorda, si intende. Cortigiana toscana bagascia che tanta parte ha avuto nella vita mia. E infatti ero io, Oloferne. Fillide. Il pensiero va a Ranuccio Tomassoni, colui che la amministrava, colui che la concedeva. Il ruffiano, colui che io uccisi, quel dì maledetto della pallacorda. Quel giorno segnò l'inizio del folle peregrinare che mi portò a Napoli, in Sicilia, e poi a Malta, di nuovo Sicilia e ancora Napoli, e poi a morire in un ospedale che guarda il mare. Erano tempi complicati a Roma e si usciva di casa senza alcuna certezza di tornarvi sano. Di giorno Roma spandeva odore d'incenso, di notte la città di Dio diventava Sodoma. Ronde di ogni genere attraversavano la città infino all'alba. Cortigiane nascoste in mantelli maschili sfidavano il divieto per portare il piacere nei palazzi agli loro amanti. Si facevano baie musicali sotto le finestre di altrui mogli,
stimati professionisti si tramutavano in violenti facinorosi. Ne era infrequente vedere per vicoli bui regolamenti di conti che lasciavano per terra fagotti umani rantolanti in pozzi di sangue. La taverna si giocava a dadi, a primiere, e di scene come questa ne avevo viste tante, confuse tra palpate e bruciate, bevute e risse. La notte dal mio tavolo di noia la solita truffa. Il garzone e il compare che spennavano il signorino ignaro. E improvvisamente tutto si silenziava nella mia mente. Più guardavo e come in un balletto senza suono si procedeva nell'inganno. Lento e inesorabile, carta dopo carta. Mi parve di vedere il gioco della vita in cui l'imbroglio finale è annunciato già dall'inizio del gioco. E come nella vita l'arrogante fa a pezzi il modesto. Il potere fa carne da macello dell'indifeso. Io mi sentii offeso, come fossi io il signorino che soccombeva. Io, Michele Angelo, non tollero soprusi. Non tollero che si deve alcunché a qualcuno per dovere. E amo solo i poveri, i peccatori, i diseredati, i deboli, i malati, i perseguitati, i giusti. Io mi resi allora conto che tutta la mia vita era incidente, che l'avevo percorsa sbandando, perché mai l'impunità era scesa su di me. Né capii allora sarebbe mai successo. La mia pittura è stata urlo, laddove per altri è stata disegno, forma, olio. La mia pittura è stata accusa, confessione dolorosa e gioiosa, orgasmo e riflessione. Nella flagellazione ho messo la ferocia del persecutore e la pietà per quel povero Cristo che nessuno aiutava. Tutta quella gente affaccendata intorno ad una larva umana per finirla, per estinguere ogni parentela con la dignità. In quel quadro ho raccontato la follia del carnefice, che si accanisce vigliacca e arrogante. L'uomo è cattivo quando si sente al sicuro. L'uomo non è uomo finché si sente al sicuro. Io lo so. Io che infatti solo nel dipingere trovavo quiete ai demoni dell'anima mia. Io solo nel dipingere da ultimo vivevo. Era una calda giornata di giugno. E tutti noi padri di Sant'Agostino a Roma eravamo segretamente agitati. Aspettavamo il Caravaggio, che aveva firmato un contratto col marchese Cavalletti, devoto a Sant'Agostino e alla Madonna di Loreto, per una pala d'altare. Egli sarebbe venuto a ispezionare la cappella cui il quadro era destinato. Sapevamo tutti della pessima nomea del suo carattere, della fama dell'artista come astro nascente della scena romana. Da Caravaggio, dicevano, ti devi aspettare di tutto. E noi, poveri pretini marchigiani, non eravamo tranquilli. Io però avevo dei motivi particolari di emozione. Nei 3 anni che avevo trascorso a Roma, avevo dipinto appena possibile.
e confesso che, stando nella capitale dell'arte, questa mia era come una febbre, capace di farmi dimenticare i miei doveri religiosi. Dicevano di lui che dipingeva direttamente, senza aver prima disegnato sulla tela. Se fosse stato vero, con quei risultati significava una padronanza della tecnica mostruosa. Morivo dalla voglia di conoscerlo. Caravaggio entra, saluta senza soggezione, si accorda con noi non per affreschi ma per una grande tela. È uno spaccone, borioso e trasandato. Occhi un po' sporgenti, ricorda un po' un rospo, ma l'espressione del viso ha una sua forza, un'umanità. Oggi, circa 8 mesi dopo, si è installata l'opera. È grandiosa. Con le pitture nelle chiese fu sempre problema. Le prime, quelle della Contarelli, furono contestate dagli accademici, dagli preti, e la morte della Vergine e i palafrenieri. Affari in perdita con i preti. Ne dovetti rifare tante di pale, per poi scoprire che le rifiutavano per venderle ai privati. E poi ci furono schiamazzi per la lena della pala di Sant'Agostino. Lì! Io! Lì! Lì! La conversione di Saulo fu un bel quadro, mi pare, anche se per qualcuno c'erano troppe armi. Ma nella vita ci sono troppe armi, non nei quadri. Fare giustizia con la pittura era anche dare speranza che in questa indecente umana commedia ci fosse domani un mondo migliore. Col Giustiniani, banchiere genovese, fine conoscitore di arti e di filosofie, si discuteva a volte del significato che dovesse avere un quadro, della necessità di farne anche una narrazione di idee, non solo di eventi, simboli. Da ritrattore di realtà comprendevo che potevo diventare creatore di immagini fantastiche, che però la pittura rendeva vere. Insomma, ritrarre la fiscella o i bari era una cosa. Incarnare un sentimento era un'altra. E così nacque una sfida. Amor vincit omnia. L'amore vince tutto. Doveva essere il quadro più bello della collezione del banchiere Giustiniani. Se farò il quadro che ho in mente, gli dissi, voi lo metterete alla fine del percorso della pregiata vostra collezione. Lo coprirete di un velo e lo svelerete come la vostra meraviglia. Rise, il Giustiniani, sapendo quali gemme già possedesse. Ma quando lo vide... Non l'ho dipinto nudo per indicare purezza. L'ho dipinto nudo per indicare che non ha bisogno di difendersi, che non deve temere nemici che lo vincano. Il sorriso suo è talmente sano e contagioso che non si può contrastare, solo ammirare.
quando il Giustiniani, con i suoi conversari, mi fece apprendere che l'arte poteva essere raffinato racconto di idee, aprì un varco di luce nella densa oscurità del mio operaio e mi impadronì delle sue strologazioni per tradurle in viva, concreta pittura. Vinsi la scommessa. Il Giustiniani a Palazzo teneva velato questo quadro alla fine del percorso della sua collezione, per svelarlo come il colpo a sorpresa finale. Nella mia folle fuga da Roma a Napoli e poi Sicilia e Malta e ancora Napoli, i sogni erano spesso animati da sogni terribili. Agguati, coltelli, accette. Misi davanti allo specchio quel mio volto gonfio e sanguinante e tornai ad abitare uno dei miei quadri, però questa volta con macabra profezia. E dipingendo quegli occhi gonfi e bovini che sporgono dalle orbite e quella bavosa bocca e quel taurino collo mio reciso, solo nel dipingere trovavo riparo all'angoscia. Finii il quadro liberato di tanta parte di quel terrore in preda al quale lo avevo iniziato. L'angoscia mia la travasai nel quadro, immersa nelle ombre, dove essa ancora è. Se avessi saputo quale sarebbe stata poi la morte mia, forse avrei invocato quel colpo di scure risolutore che a Roma attendeva il massimo pittore di quel tempo, cioè me. E invece arrivò la notizia che la pena di morte si sarebbe revocata. Potevo tornare a Roma, finalmente. Partii da Napoli sfinito alla volta di Palo Laziale, a bordo di una feluca nella quale viaggiavo con dei quadri che sarebbero stati la ricompensa al cardinal Borghese per la revoca della condanna a morte romana. A Palo Laziale avrei aspettato presso gli Orsini la revoca. Invece trovo lì dei gendarmi che mi trattengono e la feluca parte per Porto Ercole col San Giovanni Battista che non potevo perdere. Quando gli Orsini mi liberano, pazzo di rabbia, parto febbricitante e attanagliato dal terrore per raggiungere la feluca col prezioso carico. Sbarco a Porto Ercole e vedo la feluca e il mio San Giovanni ripartire alla volta di Napoli. Lì la mortale stanchezza e i dolori che mi accompagnavano mi assalgono e la vita si fa delirio e Roma si allontana insieme alla feluca. Capisco allora che l'avverso destino di tutta una vita sferra il suo colpo finale. Tra i brividi e le convulsioni il volto di questo Giovanni Battista mi appare esprimendo l'amara profezia che ignaro dipinsi. Michelangelo, mi dice, per te tutto è stato vano e contrario, tranne il dipingere. Saluta questa vita con una sola illusione, che davvero chi verrà dopo di te comprenda le inquiete oscurità dei quadri tuoi e quelle della tua anima per quello che furono. Allora il fiato venne meno e l'anima mia si involò e si distribuì per i quadri miei. Essa, come vedo, è lì rimasta. Thank you.